I nostri ospiti Paolo Lubrano, il produttore del premio Civitas, e Filippo Cannata, light designer. Buonasera. Buonasera. Con loro parliamo della 19ª edizione del premio Civitas. Domani ci sarà una cerimonia importante per questi riconoscimenti a chi ha portato in alto il nome di Pozzuoli nel mondo. A chi è stato assegnato il premio quest'anno? Allora, i tre premiati di quest'anno ci inorgogliscono particolarmente. Trattasi di Giuseppe Gaudino, regista tra l'altro dalle origini puteolane, che reduce dal successo di Venezia con l'Agolino che ha vinto la Coppa Volpi. Poi Samantha Cristoforetti, che essendo di Trento anche si è formata all'Accademia di Pozzuoli, per cui un rapporto veramente privilegiato. Franco Dragone, trattasi di un artista il cui successo è veramente planetario, lo testimoniano gli 85 milioni di spettatori che hanno visto i suoi spettacoli, quindi veramente tre personaggi. Quindi si spazia veramente tantissimo. Di grandissimo livello. Certo. Ecco, la cerimonia quest'anno non sarà a Pozzuoli, come mai? Esattamente. Quella che poi è la sede naturale, perché il premio Civitas nasce con l'intento di promuovere i Campi Flegrei e Pozzuoli in modo particolare. Quest'anno eccezionalmente noi siamo orgogliosi e onorati di essere ospitati nel Massimo Napoletano, però bisogna dire che il San Carlo ospiterà la città di Pozzuoli con il premio Civitas, perché siamo stati impossibilitati a costruire quello che noi riteniamo essere un vero e proprio teatro all'interno del Tempio di Serapide, dove naturalmente doveva avvenire questa cosa per le condizioni climatiche per cui siamo ospitati. Ecco, il Tempio di Serapide, c'è un'importante novità proprio su questo. Sì, stiamo avviando un iter per ottenere le autorizzazioni per mettere in campo un progetto che Filippo Cannata. Ecco, chiediamo quindi proprio quali sono gli estremi del progetto a Cannata. Beh, io sono particolarmente onorato di aver ricevuto da Lubrano questa grande responsabilità del nuovo progetto di illuminazione del Tempio di Serapide, e devo dire che la Campania mi dà l'impressione che parte rispolverando le sue perle migliori. È un progetto di grande responsabilità che vorremmo che diventasse un grande strumento di comunicazione e non solo l'illuminazione fine a se stessa, ma un'illuminazione che esce dai confini regionali per legarsi ad un linguaggio globale e diventare un forte attrattore di flusso per la città. Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento per domani al San Carlo. Domani sera al San Carlo, inizio ore 18. Perfetto, ringraziamo Grazie i nostri ospiti. Grazie. E proseguiamo con lo sport, con il